Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video particolare, Squad Builder in 6 minuti con la partecipazione di un grandissimo, perché io lo reputo sempre un grandissimo, Leo, fai i tuoi saluti. Grazie mille Ricky, qua è Leo di Foot Italia Channel, non so se mi avete già conosciuto in qualche vecchio video di Ricky, insomma abbiamo fatto già una collaborazione l'anno scorso proprio con questi Squad Builder in 6 minuti, anche con l'Euro Battle se vi ricordate, e quindi diciamo che torniamo con questi Squad Builder in 6 minuti un po' diversi, ma ve lo spiegherà Ricky meglio. Esatto, allora prima di tutto però vi devo ricordare di passare, anzi non ricordare, alla fine lo sto dicendo ora, dovete passare per il suo canale, è un canale stupendo, secondo me io lo seguo da una vita, infatti sono stato io il primo a contattare lui per fare una collaborazione. Lui praticamente porta sfide creazioni rosa che sono fantastiche, Squad Builder in 6 minuti con giocatori particolari. Diciamo che a FIFA se la cava a giocare, no, a parte gli scherzi, secondo me se la cava molto bene, quindi potete trovare anche guide interessanti, compravendita, quindi passate da lì. Detto questo, ragazzi, faremo uno Squad Builder in 6 minuti con Suso, if, perché io comunque sono milanista, mi ha concesso questa grazia, diciamo così, sul suo canale. Nonostante io sia interista, vabbè. Esatto. Sul suo canale invece trovate la sfida con Belotti If, quindi esatto. Lì andate perché è molto divertente, ve lo posso assicurare. Quindi in cosa consiste questa serie? Praticamente dobbiamo creare una squadra con Intesa 100 fondamentale con Suso If e con un giocatore che troveremo sul mercato. Ed ora Leo vi dirà con che fascia di prezzo. Esatto. Ok, come fascia di prezzo metteremo 15.000-30.000, quindi diciamo non un giocatorone, però ci sono tanti giocatori molto interessanti in questa fascia di prezzo. Qualità speciale, questa è una novità, mettiamo qualità speciale proprio per vedere qualche giocatore magari mai conosciuto, mai usato, chissà cosa verrà fuori. Quindi Leo, direi di darmi il via e dirmi in che fascia trovare tutti quei, anzi non fascia, praticamente pagina dove trovare. Sì, sì. Vai. Io ti manderei nell'ottava pagina, ti faccio un po' girare e prendere il primo giocatore. Perfetto, quindi l'ansia sale. Vediamo ottava pagina. Beh, Palloa. Difensore. Sì, difensore penso possa andare. Io invece ti dico sesta pagina, quarto giocatore. Quindi sesta pagina, quarto giocatore. Andiamo un pochino qui, 5, 6. Il quarto giocatore è un altro Movember. Anche sul mio canale ho trovato Movember. Questa volta è Jordan Henderson. Beh, dai, si può creare qualcosina. Sì. Ok, ora andiamoci a prendere questa merda qui. Ok. Palloa, mai mi sarei sognato di prendere Palloa, sinceramente. Costa pure tanto. Vabbè, non importa. Ah, 15.000, 16.000. Dai, almeno a 16.000 me lo dovete fare. Come, non è a prezzo di scarto Jordan Henderson? No, neanche a me. 15.000. Io 16.000, vabbè, dai, accettabile alla fine. Voglio vedere se ne arriva uno qui o meno. Vabbè, considera che poi non compriamo i giocatori, quindi alla fine secondo me è divertente. Cioè ci sta a prenderlo a sto prezzo. Vabbè, vai, prendiamo. No, com'è finito? Quest'altro? Ok, c'è ancora. È senza contratti, però. Vabbè, sti cavoli. Allora, quando ci sei lo metti in squadra e andiamo. Sì, sì. Oh, ok. Jordan Henderson, eccolo qua. Gli applico un contrattino proprio. Allora ragazzi, ora Leo mi dirà lo stop per il modulo. Io sto già girando, Leo, quando vuoi mi stoppi. Ok, stop. Vediamo un po' che è uscito. Molto molto particolare, 4-2-3-1 tra parentesi 2, quello lì con gli esterni. Con gli larghi. Esterni, se no Suso non potevi mettere. Infatti, no, ci sta. Ovviamente ricordiamo che dovevamo prendere nel mercato trasferimenti un giocatore che non era né della Serie A né spagnolo per rendere la serie un po' più bella. Esatto, è andata bene. Esatto, ed ora... Io sto girando, quindi quando vuoi. Girando, quindi 3, 2, 1, stop. 4-3-3-2 contenimento, quindi dai. Vabbè, penso che puoi farcela anche qui, tanti collegamenti per i due cc.
Pure io ho tanti collegamenti, però penso, cioè io me ne esco più facilmente secondo me rispetto a te. Però vediamo un po' che succede. Guardiamo un po', quindi ragazzi, adesso faccio partire il timer dei 6 minuti classici. Ovviamente chi non riuscirà a terminare la squadra in tempo nei 6 minuti avrà una penalità, praticamente dei bronzi al posto di quelli che non è riuscito a mettere. Penso che si è capito, però vedrete nella serie cosa succederà, perché non sarà assolutamente, secondo me e spero anche secondo Leo, l'unico squad builder in 6 minuti, perché abbiamo trovato questa sistemazione che è abbastanza particolare. Quindi al mio 3, Leo, parte il countdown. Partono ufficialmente in questo momento i 6 minuti. Ok, si va. Sono partiti. Guardiamo un pochino cosa fare. Io qui devo farlo, per forza. Già ho capito cosa pensi, però vabbè, me lo risparmio, sì. Però io e il mio cabaye preso con la sfida creazione rosa, trovate il video nel mio canale, lo devo utilizzare, dai. Concedimelo. Io questa volta non andrei sul Milan, non voglio altri giocatori del Milan, uno mi basta e avanza. Ovviamente noi i primi 30 secondi li buttiamo come al solito, perché... Sì, sì, assolutamente. Per rendere più di suspense. L'anno scorso c'era Luna in Serie A, non so se te lo ricordi, come terzino. No, spagnolo. Assolutamente. Attenzione, c'è Spanish come terzino. Occhio. Vabbè, io lo metto. Almeno... Ah, mi sono dimenticato di dire, ragazzi, che dovrete votare in descrizione, trovate il link nel sondaggio, quale squadra vi piace di più. Esatto. Ovviamente, esatto, nel sondaggio trovate anche il link del canale di Leo, poi ve lo dirò anche alla fine. E quindi occhio, perché l'ignoranza potrebbe essere rilevante in questo squad builder, secondo me. Non andiamo a giocare le partite perché... sarebbe un po' un casino. Esattamente. A livello non sarebbero seguibili, quindi sì, ci accontentiamo dello score bidder e poi voi voterete la squadra migliore. Esatto. Facciamo questo in modo abbastanza particolare, anche per magari portarvi chissà video un po' più rapidi nelle varie settimane. Noi ci mettiamo poco e ci divertiamo, quindi questa è la cosa importante secondo me. Poi, allora, io la Fiorentina a qualche terzino. Dix, bello. Io, Leo, ti dico la verità, ho abusato di francesi, me lo devi concedere, perché se vuoi un po', diciamo, cervellarti più di tanto, non è che puoi fare... Mi sa che metto basta e cambio il centrocampista. Pure io sono andato di Lazio, se ti può interessare, quindi. Sì? Ma anche te hai preso Luis Alberto? No, Luis Alberto no. Ecco, sto andando a prendere io. Perfetto. Allora, in Serie A chi c'è di francese? C'era Pogba prima, che era divertente. Centrocampista c'è solo con Dubbia. Ah, esatto. Cacchio, a me serve il COC, renditi conto. Vabbè, ora ci inventiamo. Niang. Niang, sì, infatti, pagatone. Però vorrei fare 3 campionati, quindi mi devo inventare qualcosina. Non è Fabio Alonso, Busquets, 33 di velocità o 42? Mamma mia. No, vabbè. Allora, secondo me Busquets può essere interessante. Guardiamo un pochino, Sì, ci potrebbe stare, secondo me. Terzino sinistro. Io volevo fare 4 campionati, ma non so se è possibile. Per il momento sono a 3. Io mi sto cervellando per farne 3 e tu puoi fare addirittura, vabbè. Ma è difficile perché... Sì, è molto difficile. C'ho tanti collegamenti lì nel mezzo al centrocampo. Vediamo un pochino se c'è qualche terzino sinistro inglese fuori dalla Premier League. Ecco, io ti dico la verità, è una fortuna che mi hai fatto trovare, secondo me, lo spagnolo. Scusami, il francese, perché posso divertirmi, ma se mi facevi trovare... una nazionalità strana come sul canale di Leo, andate a vedere lì veramente. Cioè, cose assurde, però vabbè, dettagli. Ci sono difensori centrali spagnoli nella MLS? Secondo me sì. Prova, perché secondo sì, me... Sì, ce n'è 3. Vedi? Questa è tutta esperienza, ragazzi. Questo Rodriguez.
Vediamo un pochino. Vabbè, ma ti devo copiare in Luis Alberto, che dici? No, dai. Però non posso, no, metto troppi spagnoli poi. Manca un minuto e 45 comunque. Sì, dai, io sono in linea, sinceramente, quindi sono abbastanza tranquillo. Oddio, penso di essere... No, niente Ashley Cole, via. Allora, nazione spagnola, no. E andiamo a mettere... No, posso farla forse lo stesso, dai. Sì, posso farla lo stesso. Metterò un po' di francesi anch'io, però... alla fine ci sta, perché devi un po' organizzarti. Allora, vediamo in Francia. Vediamo se c'è qualche cosa in Premier di esterni. Secondo me sì. Il solito buggatone, dici? No, io metto Masuaku. Allora, Leo, in tuo onore metto Martial. Cioè, sei... Martial. La tre più forte di chi? E poi mi sei... Oddio, un attaccante spagnolo nel Manchester. No, non c'è sicuro, maledizione. Sono 50 secondi e devo mettere gli ultimi due giocatori. Gli altri hanno tutti pieni intesa, controlliamo per sicurezza. Sì, tutti 10, 9, va bene. Adesso qui devo mettere un altro difensore centrale della Liga, per forza. No, vabbè, a me è uscita una squadra bella. Cioè, me lo dico da solo, Leo, ma cioè, mi piace proprio la squadra come è uscita. Mamma bene, mia. Bene, no, anche la mia a me piace. Io metterei Varane qua. Io ho finito, Leo. Ho ufficialmente finito. E mi piace un sacco come è uscita, sinceramente. Vabbè, possiamo mettere il quarto campionato così. Dai, proprio in amicizia, così. Mettiamo qui il Ruffier, dai. Ecco. Sarebbe il quarto francese, però ci sta, no? Te quanti ne hai di francese? Io ne ho 6, sì, qua, comunque è finito il tempo proprio mentre mettevo Ruffier. Ci sta, quindi nessuna penalità. Quindi ragazzi, abbiamo completato le squadre, vi dico un po' la mia, anche se la state vedendo ovviamente, però ve la dico. Allora, molto particolare, Carrasso in porta, che secondo me è un buon portiere sottovalutato. Mm-hmm. Poi la coppia di centrali, uno non te lo aspetti ed è Kimpembe, quello del PSG, che secondo me è un buggatone assurdo. Ma è tipo congolese, no? No, è francese, è francese. È francese, sì. È per dare la tripla a Matuidi in pratica. Poi ho messo Clichy terzino sinistro e poi l'ho collegato a Martial come esterno. Poi sulla destra, vabbè, l'ignoranza domina con Patrick, dovete votarmi solo per Patrick. E poi ho Biglia o Biglia, come dicono un po' tutti, non si sa come si pronuncia ancora, qui come CDC per dare un po' di geometria, sennò questa squadra veramente poi non girerebbe. Un bel regista. Esatto, Suso laterale, poi Luis Alberto me lo sono concesso anche io, e come allora, punta anche uno skiller, diciamo, particolare, che è Perez dell'Arsenal, che tu mi insegni, non è da sottovalutare. No, è buono, buono. Ecco, ora Leo vi illustra la sua squadra. Ok, la mia squadra si parte... Io parto dall'attacco con... abbiamo il nostro Suso, naturalmente. Ho messo Daniel Sturridge per una tripla intesa con Jordan Henderson. E a sinistra potevo mettere qualsiasi ala della Premier League, quindi ho deciso di mettere Depay, che secondo me è una buonissima ala. Poi a centrocampo, accanto ad Henderson, abbiamo Luis Alberto. Anche noi abbiamo Luis Alberto per una doppia intesa con Suso. E sulla mediana abbiamo Busquets, per dare anche noi un po' di geometria, un bel medianaccio di quelli alla vecchia maniera. Poi a destra chiudiamo l'intesa Luis Alberto con Dusan Basta. A sinistra volevo mettere anch'io Clichy, però ho deciso di mettere Masuaku, perché secondo me Masuaku è più completo, a me piace di più come terzino sinistro. Poi in difesa troviamo una coppia di francesi della Liga, ovvero Varane e Umtiti, una coppia veramente fortissima, se avete una Liga ve la consiglio. E poi in porta abbiamo Ruffier, forse il portiere più forte della Liga. Quindi ti sei concesso anche questo campionato in più, dai, ci sta. Sì, esatto, potevo mettere tranquillamente un portiere della Liga, però ho deciso di mettere Ruffier per un quarto campionato. Ci sta, ci sta.
Allora ragazzi, queste sono le squadre praticamente finite. Noi non compreremo i giocatori, ragazzi, perché vi abbiamo già detto che non facciamo le partite. Esatto. Perché non avrebbe molto senso. Quindi magari nelle squadre potremo anche mettere negli sperimentali giocatori if, chissà, anche Toti in futuro, per divertirci un po'. Esatto. Ed è un qualcosa di particolare che abbiamo introdotto. Quindi ragazzi, ora chiudiamo un po' il tutto. Vi ricordo sempre di votare, i sondaggi in descrizione sono importantissimi. Ringrazio ancora una volta Leo e passate dal suo canale, trovate il link in descrizione, è importantissimo, vi ripeto, porta un po' di tutto, quest'anno è veramente scatenato, il fatto che magari ha raggiunto un po' più di iscritti, visual e via dicendo è scatenato, ve lo posso assicurare, quindi io ora vi faccio salutare da lui. Io ringrazio tantissimo Ricky per avermi dato l'opportunità di riportare nel suo canale gli Squadvide nei 6 minuti, che è diciamo la mia serie preferita, quella che porto più volentieri, e quindi mi piace anche portarla su altri canali perché secondo me è veramente spettacolare, ci divertiamo noi a farla e spero anche voi a vederla. Quindi io vi lascio con un bel salutone e lascio la parola a Ricky. Sì, direi che questo video può finire qui, un saluto a tutti da Ricky e da Leo e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao!